Conduzione laterale della transizione da parte dell'ex giocatore del CAC Laboral. Attacca J.R. Smith, spazza via Barbosa. E questi sono due d'autore per il pupillo di Aidan Raven. Che voi direte, scusate, chi è? E invece no, è uno dei più grandi guru per la mente. Magari molti di voi lo conoscono, e chiedo scusa a coloro. È uno di quelli che ti entrano realmente nel tuo pensiero. J.R. Smith, diciamo così, ne aveva bisogno, ma è probabile che sia stato lui a fargli girare l'angolo più complesso della sua vita. Sapiente uso dei glutei da parte di Paul Pierce, bella palla recuperata da Jeff Green ai danni di Carmelo Anthony, poi passaggio assassino per Barbosa che gliela rimette in mano e Green non se l'aspetta neanche. Due errori di Green dopo una grande giocata, grande finta di Carmelo Anthony, il suo slalom appoggia al vetro, gli esce il tiro, rimbalzo lungo che favorisce Prigioni, con cui non si accoppia nessuno. Prigioni va dentro e dice: beh, ma allora se mi costringete, volentieri. Beh, visione d'ancanesta di Garnett FIBA Sachs, cioè non mi interessano i giocatori della FIBA, e appoggio da riscaldamento di Prigioni. Blocco tutt'altro che FIBA da parte di Garnett, ribaltamento di Green, J.R. Smith battuto da Barbosa, e questo è un raro fotogramma del vecchio J.R. Smith. E anche lui però, pur avendolo visto varie volte, Barbosa non gli ha pagato il necessario rispetto ed è stato punito. Se ne è accorto coach Woodson, che ferma la partita. Aidan Raven e Los Angeles, la persona e il luogo che hanno cambiato la vita, la storia, la carriera di Mr. J.R. Smith. Giocare con e contro il suo amico Carmelo Anthony, con e contro Kevin Durant, con e contro Blake Griffin durante l'estate e ascoltare i consigli di Aidan Raven ha veramente cambiato la carriera di uno che, giova a ricordarlo, la stagione passata l'ha iniziata in Cina, complice sì il lockout, ma anche una qual certa perdita di credibilità agli occhi di molti addetti ai lavori NBA. Sì, lockout anche dell'NBA nei suoi confronti in linea di massima. Purgatorio cinese, non gli effetti che ha avuto Marbury, che vi ricordo ha avuto una statua in suo onore come un imperatore, perché diciamo che il campionato cinese l'ha un po' controllato, ma non possono dargli MVP perché lo si può dare solo ai giocatori cinesi, allora statua. Nel frattempo, meravigliosa uscita della palla dalle mani nere e grandi del figlio di Carmelo Iriarte al secolo Carmelo Anthony. Taglio forte di Jeff Green, non ruota nessuno, si arrabbia Chandler, la difesa dei Knicks ha dei passaggi a vuoto notevoli in questo periodo e Woodson si arrabbia, non le manda a dire nella maniera più assoluta. Blocco di Chandler per J.R. Smith che mantiene vivo il palleggio in un fazzoletto di campo, poi il pick and roll con Anthony, cambio la decisione di Rivers, lì prova a negare Anthony ma è assolutamente impossibile. Anthony tira da fermo, su questa conclusione avrà il 65%. Oh, tenete presente che è una situazione analoga alla partita di Orlando. Stoudamire fatto sedere, Anthony in isolamento, 7-8 tiri così, 16 complessivi nel quarto per vincere in rebound. Taglio forte di Barbosa, poi Garnett che rimette in ritmo Courtney Lee. Anche in questa azione i Knicks contano più sugli aiuti di Chandler che sulla forza generale della loro difesa. Smith a rimorchio, grande palla di Anthony, grande tiro di J.R. Smith, parziale con i tiri di Anthony e Smith, più 5 New York Knicks. Miglior squadra NBA per singolo minuto quando J.R. Smith e Carmelo Anthony giocano così. Se ne è accorto subito River, rischi l'imbarcata da 10 su 4 possessi, anche meno. Eccolo il tiro di J.R. Smith, perfetta la palla di Carmelo Anthony, ferma subito la partita Doc Rivers. Time out al Madison Square Garden. Melo da Baltimora, figlio di altro Carmelo, aveva terminato il primo quarto senza segnare dal campo e con due falli. È entrato all'inizio del secondo e a quota 6. Come li ha segnati questi tiri? Io non entrerei nel merito del tipo di tiro, entrerei nel rito del cosiddetto pace, il passo della partita. C'è Jason Kidd che ispira, c'è Chandler che controlla i tabelloni ed è quasi impossibile, anche se li identifichi in campo aperto, opporsi a loro. Se poi commetti l'errore di non opporti identificandoli, allora arriva uno scarico come il precedente e un tiro piedi per terra di J.R. Smith, che a proposito è a quota 9. Avete visto le sue cifre contro gli Orlando Magic, gara vinta in rimonta, persa nonostante la rimonta quella dei suoi 45 contro i Portland Trail Blazers, uscitina dal timeout per Paul Pierce e i Boston Celtics. Terza escursione sopra i 40 per Carmelo Anthony.
Ci sono parecchi giocatori dei Knicks che ci sono andati sopra i 40, all'interno dei quali sette volte tale Richie Guerin. Questo era il giocatore preferito del commissioner David Stern quando era un semplice avvocaticchio che faceva il tifo per i New York Knickerbockers, come era normale fare nella New York degli anni 60. Come avete visto in quella lista, con 4 anche Bob McAdoo capisce tutto con netto anticipo Paul Pierce. Stavolta non arriva la chiusura al volo di J.R. Smith. Bradley per Pierce, molto attivo, vede Novak davanti e lo attacca come fanno tutti quelli che vedono l'anello debole della catena difensiva avversaria. Palleggia resto tiro vincente per The Captain and The Truth. 5-0 Boston, è pari a 36. Anthony, che è grande giocatore di pick and roll, però un po' riluttante a usare questo tipo di situazione. Qui forza il cambio, Garnetti concede il tiro e lui prende il tiro. Cervello elettronico. Non è un gran bel tiro, sinceramente, contro Garnett in aiuto, anzi sul cambio a 7 metri, e però è un periodo che tende a metterli, 43% da 3, una statistica assolutamente terrificante se pensate che tipo di copertura difensiva, di attenzione difensiva ha Carmelo Anthony. Raddoppio in basso su Best, la palla esce un po' lentamente, tiro difficile di Jason Terry, sbagliato, deviazione alla Tyson Chandler, ma stavolta in difesa da parte di Carmelo Anthony, poi incrocio in palleggio tra Kidd e Smith che alza per Chandler, in ritardo Garnett che commette fallo. E questo è quello che sfugge di J.R. Smith, al di là dei punti, tutto il resto che ci mette. Ha già innescato due volte in maniera celestiale Chandler. Questa non è una palla così facile come la fa sembrare. No, difficilissima. Non sfuggono i circa 70 tatuaggi, però tornerei all'argomento precedente, il cosiddetto pace, cioè il ritmo della partita. Rimbalzo di Chandler, spesso neanche controllato, semplicemente indirizzato. Jason Kidd, due palleggi, mai più di due. La palla è già in movimento. Chandler in situazione di drag, di pick and roll in transizione o secondaria con lo stesso J.R. Smith, e arrivano al ferro. Una pallacanestro essenziale, giocata benissimo, senza che Anthony tocchi la palla. Tanto per Anthony ci sono già due giocatori o comunque preoccupazioni per la difesa. Da questo punto di vista, per certi versi, la miglior pallacanestro nei primi 5 secondi dell'azione dell'NBA. Facciamo anche senza da alcuni punti di vista. Punto. Tiri liberi per Tyson Chandler, fondamentale, migliorato negli anni col lavoro e di rara importanza per un giocatore che ha avuto grossi problemi all'inizio della carriera da questo punto di vista. Sono 9-7 rimbalzi per Chandler, un fatturato elevatissimo. Taglio classico di Garnett su questo attacco Hawk, poi il suo perno si butta indietro, esce il tiro, bel rimbalzo di Anthony, espone per un attimo la palla a Bradley, poi alza i gomiti per proteggersi e ne mantiene il controllo, gioca il pick and roll diretto con Chandler. Ecco il cambio che viene accettato da Garnett, ecco un duello sempre piuttosto interessante dietro la schiena. Anthony, grandissimo difesa di Garnett che contesta, poi Brewer ributta fuori per Jason Kidd che ha spazio, prende e mette il piazzato per un altro controparziale mixta 8-0. Per 4 quinti della sua carriera Jason Kidd, perché la J di jump shot non era contemplata. Da qualche tempo a questa parte gli esce piuttosto bene la palla, in questo momento fa un canestro tutti con grande facilità. E questo naturalmente in attacco è il quintetto devastante per i New York Knicks. Jason Kidd, Tyson Chandler che è la chiave, e poi sul perimetro Carmelo Anthony e dei tiratori, i Brewer, i Novak e compagnia bella. In questo momento c'è anche J.R. Smith e quindi veramente devi assolutamente stare in single coverage, in marcatore individuale con tutti. Grande alzata per Garnett che schiaccia per il meno 6, palleggio di J.R. Smith, doppio blocco, poi passa ancora sul blocco di Anthony, riapre molto bene per Kidd. Guardate come deve furiosamente ruotare la difesa dei Celtics. Qui Pierce da una mano, quindi lascia Brewer, ha coperto Chandler e ha lasciato Brewer. Il tiro è un buon tiro e c'è possibilità di rimbalzo d'attacco. J.R. Smith con quello che non è un buon tiro, ma per lui sì, la tripla, e i Boston Celtics vanno sotto di 9 lunghezze. Prima abbiamo visto il tap out elevato a un'arte con 4 giocatori fuori, innescati sostanzialmente da Chandler. Qui invece il rimbalzo preso da pivot da parte di Jason Kidd. Dall'altra parte però ci sono in campo 2 Hall of Famer e non se ne vanno facilmente dalla gara.
Guardate cosa succede dall'altra parte, dove un tiro a Bradley lo puoi concedere e dove Bess, ovvero sì, il secondo lungo, non è un giocatore che giochi fuori dalla linea del tiro da tre punti. Cosa vi sembra delle spaziature delle due squadre? Vi sembra diversa? Allora il problema dei Knicks con Stoudemire non è certo legato al fatto che Stoudemire è scarso, quod Deus avertat. Se gli date minuti, tiri...